Mobilitazione nazionale dei lavoratori edili. Si intitola Noi non ci fermiamo, la mobilitazione nazionale dei lavoratori edili indetta per venerdì prossimo 15 novembre in tutte le piazze italiane. E Siracusa sarà protagonista con un tour panoramico con pullman all'aperto, partendo dal viadotto Targia intorno alle 9, durante il cui percorso il segretario provinciale Saverio Corallo della Fenalguil, Salvo Carnevale della filea CGL e responsabile territoriale Filca CISL Gaetano Labraca illustreranno le incompiute della città. Previste tappe alla tornata di Viale Santa Panagia lungo la via Agatocle e davanti all'ex tribunale di Piazza della Repubblica per porre l'accento su quanto pubblico e privato potrebbero realizzare per, come recita il volantino diffuso in questi giorni, una Siracusa da rilanciare. Durante il tragitto i tre segretari sindacali delle categorie edile terranno una conferenza stampa itinerante, perché questo horror tour nella Siracusa degradata delle cosiddette incompiute, hanno ribadito Corallo, Carnevale e Labraca, servirà ancora una volta ad accendere il riflettore su un territorio che occorre rilanciare attraverso il completamento di opere a carico del pubblico o in compartecipazione col privato. Non possiamo più rimanere a guardare o proporre la solita lista da presentare alle istituzioni che puntualmente viene poi gettata in un cestino. Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica facendo toccare con mano cosa si potrebbe fare e ancora non si è fatto.